La nostra frittata al forno è cotta, pronta per essere arrotolata. L'abbiamo lasciata freddare qualche minuto e decidiamo di imbottirla come vogliamo, secondo dei nostri gusti. Io ho preso delle fette di brie che si sciolgono facilmente sul tiepido della frittata e del prosciutto. Potreste anche utilizzare delle verdure precedentemente fatte saltare in padella, oppure ancora del caprino, della bresaola o anche del salmone, perché no, con un filo di panna acida da spalmare su tutta la superficie della frittata. Arrivati a questo punto, scelto il vostro ripieno, aiutandovi anche con la carta che abbiamo utilizzato, cercate di arrotolarla in questo modo. Anche se si dovesse rompere non è un grosso problema. Arrivati ad averla rotolata, sempre utilizzando la carta forno, avvolgetela in questo modo, chiudetela o fermatela con uno spago o con del nastro adesivo e riponetela a raffreddare completamente in frigorifero. La nostra frittata rotolata ha riposato per mezz'ora in frigorifero, avvolta nella sua carta. Ora siamo pronti a tagliare dei rotolini più o meno di 1 cm. Non fate questa operazione con la frittata calda perché altrimenti non riuscite ad ottenere un taglio perfetto. Prendiamo il nostro piatto di servizio e disponiamo i nostri rotolini sul nostro piatto.